Ciao a tutti, abbiamo visto nella scorsa puntata l'armonizzazione delle scale maggiori per quadriadi. Armonizzazione che peraltro vedremo poi anche nelle scale minori. Oggi volevo introdurre un discorso importante, ovvero quello delle dominanti secondarie e portare anche qualche esempio pratico in merito alla questione. E durante la scrittura di un brano o un'interpretazione di un brano siamo nella condizione spesso di trovare queste, per l'appunto, dominanti secondarie. Alcune vengono utilizzate un po' di più e altre un pochino di meno, a seconda anche del genere. Oppure anche perché non si conosce in maniera approfondita le possibilità armoniche che possono offrire. Avevo cominciato a parlare di movimento 2-5-1, progressione che cominceremo a vedere in dettaglio nella prossima puntata, ma per ora prendiamo in esame solo il movimento 5-1, ovvero il quinto grado che risolve sul primo. Come vi avevo detto, il quinto grado dà origine ad un accordo di settima di dominante. Quindi, se noi prendiamo come al solito il riferimento della scala di Do, abbiamo visto che sul quinto grado, armonizzando per triadi, abbiamo un Sol maggiore, ma per quadriadi abbiamo un Sol settima di dominante, oppure Sol settima. Accordo che porta in sé una notevole forza armonica, e forza armonica e movimento che ha bisogno di una risoluzione. Risoluzione che solitamente avviene sul primo grado. Quindi, ad esempio, tonalità di Do, Sol settima, quinto grado, che risolve sul Do, primo grado. Sentite? Ci sarà il Fa che avrà la tendenza a scendere al Mi e il Si a salire sul Do. Prendendo alcuni brani per fisarmonica, però, noi possiamo trovare altri movimenti 5-1 che sono generati dalle dominanti secondarie, ovvero accordi che non sono quelli generati sulla nostra scala di riferimento del centro tonale, ma che comunque possiamo paragonarli, come posso dire, a dei parenti molto stretti che andranno a costituire una grande famiglia. Prendiamo al solito la tonalità di Do per la facilità di comprensione, ma chiaramente saranno da applicare a tutte le scale maggiori. Armonizzazione della scala di Do, che, come abbiamo detto, vediamo un accordo di settima maggiore sul primo grado, Re minore settima sul secondo grado, Mi minore settima sul terzo grado, Fa settima maggiore sul quarto grado, Sol settima sul quinto grado, La minore settima sul sesto grado, Si semidiminuito sul settimo grado, per approdare di nuovo al Do e quindi alla tonica. Questi accordi sono quelli che rientrano completamente nel discorso tonale del Do. Ma in un brano noi possiamo trovare anche altri accordi, moltissimi altri accordi, anche lontani dalla nostra tonalità di impianto, perché ad esempio potrebbero avvenire delle modulazioni che possono essere transitorie o definitive. Anche questo discorso lo affronteremo magari in un video dedicato. Però ci sono degli accordi che sicuramente hanno una parentela più stretta con il Do, perché oltre agli accordi che troviamo, come ho fatto vedere adesso, armonizzati sui gradi, siamo nella condizione sicuramente di trovarli. Ad esempio, in un brano in tonalità di Do, troviamo frequentemente la settima, che ad esempio risolve sul Re minore. Ad esempio prendo un brano, il primo che mi viene in mente,
nella risoluzione. Quando risolve fa la settima in re minore. E oppure non so in che tonalità. Quindi anche qui la settima in re minore. Oppure possiamo trovare il mi settima, sempre in un brano in do. Anche questo lo possiamo trovare, in questo caso non risolve sul la minore, ma lo possiamo trovare. Oppure il si settima, ad esempio, che risolve sul mi minore, oppure anche il do stesso, che viene reso settima per poi approdare sul fa. Questo è un classico esempio di do settima fa. Nel folklore nostro, nel liscio, troviamo più raramente il secondo grado che viene reso settima, ma sicuramente in altri generi siamo sicuramente nella condizione di trovarlo, come ad esempio il pop oppure altro. Quindi queste dominanti secondarie danno luogo con molta frequenza, anche se non sempre obbligatoriamente, a movimenti 5-1. Primo grado, che sarà la tonica dell'accordo che andremo a formare, ovvero la settima re minore. Abbiamo detto che l'accordo di settima ha la tendenza ad andare a risolvere sul quarto grado della scala, quindi la settima re minore, la si do re, re è il quarto grado. Oppure, se la vogliamo vedere dall'altra parte, il la è il quinto grado di re. Pensatela come meglio vi torna comodo. Movimento 5-1 che, ad esempio, potrebbe portare, nel caso della settima, non necessariamente al re minore, che fa parte della scala di do, ma potrebbe risolvere anche sul re maggiore. In questo caso vedremo in seguito il discorso che vi dicevo prima delle modulazioni. Tornando al discorso degli accordi definiti come dominanti secondarie, noi potremmo essere quindi nella condizione di trovare un do settima, un re settima, un mi settima, un la settima e un si settima. Sono accordi che vengono utilizzati anche per togliersi dalla monotonia. Ad esempio, il Carnevale di Venezia è un brano che ha fatto successo, ha fatto la storia, ma è formato dal punto di vista armonico, è stato scritto utilizzando soltanto il primo e il quinto grado, ad esempio in do, quinto grado che risolve sempre sul primo, sempre sul quinto, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente un brano con una molteplicità di accordi sarà più interessante e più ricco di altri, e anche per, soprattutto per dare un senso e un sapore diverso alle nostre composizioni. Quello che invece si trova molto raramente è l'accordo di settima sul quarto grado, ovvero il fa settima. E se lo troviamo, ci deve essere anche una spiegazione di un certo tipo. Quarto grado che, se lo si rende settima, porta inevitabilmente sul suo quarto grado, ovvero il si bemolle, che non è un accordo armonizzato sulla scala di do. Anche il re settima potrebbe portare al sol minore, che non è un accordo armonizzato sulla scala di do, ma da sol minore a sol maggiore il passo è un po' più corto e anche l'orecchio lo digerisce meglio. Invece, arrivando sul si bemolle, comincia ad essere una tonalità in un certo senso più lontana dal do, e deve avere una sua logica.
In un caso come questo potrebbe verificarsi una modulazione, oppure si potrebbe trovare in altre canzoni che si avvicinano di più magari al genere blues, oppure ad esempio, fammi pensare, ad esempio mi viene in mente Oio come va, ad esempio. Questo ad esempio è una progressione che viene utilizzata in alcuni brani, ma solitamente per quello che riguarda il folklore, che ricordo essere poi l'obiettivo anche di questo approccio alla fisarmonica cromatica, come del resto tutto il canale, diciamo che nel folklore è più difficile incontrarlo, anche se non impossibile. Ecco, io spero quindi di aver fatto chiarezza su queste dominanti secondarie. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere il pollicione in su, di iscrivervi al canale Davide Salvi Accordion Folk, attivando anche la campanellina. Vi ricordo tra l'altro che per tutto il mese di febbraio e inizio marzo, ogni lunedì mattina alle 8:30 saranno postati i brani incisi nel disco L'Asso della Fisa, dedicato a musiche vecchie di Carlo Venturi, incise circa 10 anni fa con tutta la mia orchestra. Bene, io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti da Davide Salvi.